bel viaggio svolto nel marzo del 2017 con alcuni amici in Val d'Arno, in particolare con Daniela Berardini, e fa parte anche delle Donne di Carta che insieme a me presenteranno la serata. Infatti, oltre al video ci sarà anche poesie, racconti, la storia un po' di tutto l'Iran, una storia complessa che nei millenni si è incontrata e scontrata anche con la nostra civiltà, ma anche una storia affascinante. E quello di affascinante si è incontrato prima di tutti sono state l'umanità e la voglia di conoscere, di incontrarsi con noi della gente iraniana, che è una persone molto spesso aperte, giovani, che volevano sapere che si pensava di loro, che hanno voluto fare foto insieme a noi, le famiglie intere. Questa voglia di aprirsi che contraddice un po' quello che è lo stereotipo che abbiamo di loro nella nostra televisione, nei nostri media. E dunque quattro piccoli video che raccontano la storia. Raccontano i paesaggi, raccontano il territorio, ma anche la storia di una famiglia iraniana, contadini, che primi una decina di anni fa hanno aperto un agriturismo in Iran, sono diventati famosi e a noi hanno fatto una festa perché si era i primi dell'anno scorso a essere lì presenti nel loro agriturismo, vestiti a festa, hanno fatto il pane azimo, tutto un rituale, e poi siamo andati anche in un video nazionale della televisione iraniana, per cui veramente un viaggio particolare, affascinante, che è bello anche far conoscere ai nostri cittadini teranovesi e valdarnesi. Assessore. Sì, abbiamo pensato che potesse essere una buona occasione coniugare un'esperienza personale vissuta in un paese come l'Iran per raccontare e trovare anche lo spunto per affrontare e comprendere quello che è ad oggi la situazione nell'Iran, che progressi sono stati fatti sui diritti individuali, come vivono le donne in questo momento storico, qual è la loro condizione e soprattutto che cosa è cambiato con la rivoluzione del 79, e quindi diciamo affrontare a tutto tondo quello che è la situazione dell'Iran oggi, partendo proprio da un viaggio personale, quindi dai racconti, dagli incontri con le comunità locali.